people are freaking me out. It's getting hectic everywhere that I go. They won't leave me alone. There's things they all wanna know. I'm paranoid of all the people I meet. Why are they talking to me? And why can't anyone see? I just wanna live. I rock a lawsuit when I'm going to court, a white suit when I'm getting divorced, a black suit at the funeral home, and my birthday suit when I'm home alone, talking on the phone, got an interview with the Rolling Stone, they're saying, now you're rich and now you're famous, fake ass girls all know your name, and of the rich and famous, your first hit on you are shame, of the life, of the life, of the life we're living, I just wanna live. Siamo era un bel ristato per la struttura così accesa sulla barca. A parte scherzi, complimenti veramente per la tua prestazione del primo tempo. I primi 10 minuti siete un po', diciamo, spenti. Nel momento in cui avete subito comunque il primo gol, avete subito anche il secondo, vi siete risvegliati, partita completamente aperta, che pensi? Sì, perché non abbiamo la squadra titolare, abbiamo altri elementi e quindi diciamo dovevamo un po' abituarci a giocare insieme. Sappiamo anche che il Brasile è una squadra forte perché è tra i primi in classifica e quindi siamo partiti già che erano più forti, diciamo, di noi. Ma penso che ce la stiamo giocando e ce la possiamo fare. Sì, sicuramente la partita ve la state giocando, quindi ti ripeto, è completamente aperta. Cosa si deve fare in questo secondo tempo per poter portare un risultato positivo? Dobbiamo cercare di giocare come abbiamo fatto nella metà del primo tempo, perché comunque dobbiamo cercare di tirare di più e di giocarla di prima, capirci un po' di più. Faccio complimenti per il gol, bocca al lupo. An alarm system in my house so I know when people are creeping about. These people are freaking me out. It's getting hectic everywhere that I go. They won't leave me alone. There's things they all wanna know. I'm paranoid of all the people I meet. Why are they talking to me? And why can't Fuschetti a fine della partita, una partita molto sofferta sicuramente per i tanti gol concessi alla squadra avversaria, però loro veramente ci hanno messo l'anima, ma la vittoria va a voi per la determinazione, per quanto siete stati bravi comunque a reagire, soprattutto due gol sotto la partita come al solito fondamentalmente, quindi una vittoria importante verso tutto. Una vittoria in 3 partite mi sembra, ci voleva, però comunque se continuiamo così penso che non andiamo avanti, e comunque non siamo ben organizzati in campo. Strano anche perché comunque parliamo della stessa formazione che praticamente mi pare che ha vinto il torneo comunque qualche edizione fa, quindi magari bisogna semplicemente ritrovare un po' di serenità in campo. Sì, infatti, litighiamo fra di noi e non serve proprio. Dobbiamo chiedere anche al Colano di tornare. Dai, un po' di equilibrio, un po' di serenità, ve lo auguro quanto organizzatore. Adesso sei tu il migliore in campo, sperando di vedere un Brasile migliore. Ciao, grazie.